che altro perché abbiamo anche gente nostra che non lavora e loro arrivano qua e in più hanno anche, cioè percepiscono dei soldi giornalmente per mangiare. In più li vedi in giro con telefonini non vecchi, ma cioè iPhone 6, tutta cosa di nuova tecnologia, biciclette belle, quindi da dove arrivano queste cose? Scusatemi. Ne sono arrivati troppi, dovevano essere 40, ce ne sono 150 e ne sono nate polemiche. Nazionalità mista: Senegal, Bangladesh, Gambia, Ghana, Nigeria. Tutti uomini, età media 20 anni, di giorno escono liberamente dal centro di prima accoglienza e si riversano nei parchi e nelle strade del paese. In Libia, before there is a problem in Libia, so that then... Stavo in Libia, mi hanno distrutto la casa, hanno preso i miei soldi, mi hanno messo in prigione. Quando sono uscito, sono scappato in Italia. Stanno sotto le piante, bivaccano e riposano, insomma. Penso che potrebbero dare una mano invece che bivaccare. In questi giorni si discute su chi dovrà gestire il centro. La prefettura sta valutando di affidarlo alla Croce Rossa. Questo significherebbe fare del Lab una struttura di emergenza, destinata ad accogliere numeri sempre più imponenti di profughi. Non controlliamo più niente e quindi siamo a rischio noi, i nostri bambini, le nostre vite, le nostre case, i nostri lavori. Preferisco non esprimermi. Con chi ce l'ha? Con chi? Con chi non ci tutela, con chi non ci tutela, perché loro non ne hanno colpa, però noi non siamo tutelati.